ripensare lo sviluppo dei servizi IT della pubblica amministrazione con un approccio componibile, ovvero con applicazioni e servizi che sono progettati proprio come mattoncini intercambiabili e riusabili. Questo approccio può portare innovazione, agilità, velocità nell'offerta proprio dei servizi pubblici digitali. Noi oggi parleremo di questi temi con Roberto Serravento, Sales Director Government di Entando. Benvenuto Roberto. Grazie Leonora, ben trovata. Allora Roberto, come prima cosa io ti chiedo di spiegarmi proprio cosa intendiamo per Application Composition Platform, quali sono le caratteristiche? Ma, diciamo che si tratta di una piattaforma di sviluppo basata su open source che supporta sostanzialmente quattro punti, quindi un catalogo di pacchetti software componibili con una sorta poi di marketplace, un'hub a disposizione, che supporti la creazione e la catalogazione di pacchetti software, lo sviluppo ed utilizzo a chiunque di queste applicazioni componibili e che ne supporti sostanzialmente la governance dell'intero ciclo di vita dei pacchetti software inseriti all'interno del catalogo e delle applicazioni composte. Utilizzando appunto un'application composition platform, il processo di un'applicazione si evolve identificando in particolare delle figure professionali che hanno delle responsabilità di realizzazione, controllo, rilascio delle applicazioni. Sono quattro figure che possiamo identificare: i creators, i curators, i composer e i consumer. I creators chi sono? Sono gli sviluppatori, no? Che mediante diciamo un component generator oppure attraverso anche la command line interface sviluppano, pacchettizzano, distribuiscono dei moduli all'interno di questo hub, di questo marketplace. Questi moduli possono essere già disponibili anche in altri hub oppure generati ad hoc. I curators invece chi sono? Sono quelle persone che gestiscono l'hub che conterrà le componenti e le business capabilities, incluse il contenuto, il versioning, il metadata. I composer invece sono degli sviluppatori, dei business technologist che grazie a dei tool di composizione low code e anche a dei framework di sviluppo UI assemblano queste applicazioni a partire da queste componenti presenti nell'hub. Ed infine poi ci sono i consumer che sono i responsabili del servizio, del business, cioè gli utenti che ne potranno far utilizzo, monitorarlo, analizzarlo e eventualmente dare del feedback ai creators, ai composer, per diciamo in un'ottica di un ciclo diciamo virtuoso di produzione di un'applicazione. Senti, concretamente come nasce un servizio con questo approccio? Beh, allora diciamo che diamo uno sguardo ad oggi, no? Le applicazioni, diciamo, i servizi vengono erogati da applicazioni monolitiche, ossia un'unica applicazione che è omnicomprensiva di tutte quelle funzionalità legate assieme in maniera indissolubile. Con il paradigma del componibile cambia il modo in cui i servizi vengono progettati e resi disponibili. Ossia, un servizio che è realizzato con la modalità componibile ha di base la modularità, ossia la possibilità di comporre l'applicazione partendo da dei moduli realizzati in maniera indipendente e, come dicevo prima, resi disponibili all'interno di un hub, ad esempio l'hub della pubblica amministrazione o di un fornitore della pubblica amministrazione. Queste componenti possono essere diverse tra loro. Tra queste spiccano alcune in particolare, no? Sono definite Packaged Business Capabilities, ossia sono delle componenti software incapsulate che rappresentano una specifica capacità di business, un servizio in particolare. Facciamo l'esempio, no? Di una pubblica amministrazione che voglia rendere disponibile, ad esempio, degli asset del proprio territorio, cioè degli spazi verdi, aree picnic. Un'applicazione componibile come potrebbe essere composta? Sicuramente da diversi moduli e da diverse PBC, diverse Packaged Business Capabilities. Ipotizziamo ci sarà un template che sarà rispondente ad esempio ai criteri Agile per diciamo, la realizzazione del sito. Al cui interno sono presenti delle Packaged Business Capabilities come ad esempio l'autenticazione SPID del cittadino e poi magari un'altra PBC che è il carrello della spesa dove al cui interno finiscono gli asset selezionati e così via. Con lo sviluppo componibile è facile intuire che i tempi di realizzazione dell'applicazione è notevolmente inferiore rispetto ad oggi, grazie
ad una serie di elementi come appunto la possibilità di lavorare parallelamente alla realizzazione dei singoli moduli, che poi verranno utilizzati per comporre l'applicazione, diciamo, stessa, e potranno essere riutilizzati per ulteriori applicazioni o ulteriori servizi. Quindi molta più velocità, diciamo, in quest'ottica. Guarda, proprio un'altra domanda molto, molto concreta, no? Quali sono i primi cambiamenti che quando si sta appunto progettando un servizio, rimodulando un servizio, utilizzando questo paradigma, questo approccio componibile, si vede da subito? Cioè, quali sono i primi grandi cambiamenti che sono immediatamente evidenti? Ma come dicevo, il cambiamento immediatamente riscontrabile sarà appunto la velocità e la semplicità dell'erogazione del servizio, grazie al fatto che sarà possibile adottare un modello di sviluppo di applicazioni che poi saranno, importante sottolinearlo, cloud native, in maniera strutturata, quindi con una pipeline virtuosa che, a partire dallo sviluppo dei singoli moduli, ne garantirà la gestione, la composizione ed infine l'utilizzo e il riutilizzo. A questo vantaggio poi va aggiunto un altro, anch'esso importante, che è legato ad una migliore e puntuale utilizzo delle risorse cloud, che è derivante dal fatto che è possibile far scalare solamente quelle componenti di un'applicazione che ne hanno realmente bisogno, evitando così un consumo incontrollato delle risorse cloud, che avviene quando un'applicazione è un'applicazione monolitica, scala interamente consumando ciò che magari, diciamo, è così prezioso. In questo paradigma invece è possibile avere un controllo e una miglior, diciamo, gestione dei costi cloud. Chi progetterà le applicazioni quindi non sarà più vincolato da degli aspetti tecnologici, sia di sviluppo che infrastrutturale. Sarà in grado di realizzare delle applicazioni che siano rispondenti all'esigenza di business. Oggi cosa accade? Cosa vediamo? Che spesso chi sviluppa un'applicazione non ha una piena cognizione del business finale, e viceversa, chi si occupa del business e quindi di rendere poi un servizio disponibile necessariamente potrebbe non avere competenze tecnologiche. Grazie alle Application Composition Platform, così come la nostra, quello che potremmo definire un composer, un business technologist, ossia una persona molto più vicina al business e alla tecnologia, sarà in grado di comporre applicazioni pur non avendo competenze specifiche di sviluppo. E nel momento in cui questo servizio dovrà essere modificato, sarà sufficiente che gli sviluppatori operino solamente sui moduli interessati, che una volta curati dai curators e resi disponibili nuovamente nell'hub potranno essere riutilizzati nell'applicazione specifica o riutilizzati in altre applicazioni. Va da sé che l'applicazione sarà notevolmente più flessibile, rispondente alle mutevoli esigenze di business, anche garantendo comunque sempre un elevato grado di sicurezza ed una governance che è a questo punto notevolmente migliorata. Quindi non c'è bisogno di competenze particolarmente tecniche nell'utilizzo di queste applicazioni? Ma allora, diciamo che la pubblica amministrazione necessita comunque di competenze che indirizzino i principi guida del piano triennale, no? Tra i quali ricordiamo, no, c'è alcuni punti come il cloud first, l'utilizzo dell'open source e così via. Però grazie appunto alle ACP, si potrà continuare a far leva sugli attuali skill di sviluppo disponibili sia internamente alla pubblica amministrazione sia attraverso i propri fornitori, no? Potendo così, ad esempio, innestare all'interno di una singola applicazione componibili moduli e package pieces capabilities sviluppate in modalità e linguaggi differenti. Si pensi ad esempio a un'applicazione che viene composta da business capabilities sviluppate ad esempio con Angular, altri in React, che insieme coesistono dentro l'applicazione componibile. Riesco appunto a far leva sugli skill già presenti e poterli utilizzare senza grosso, diciamo, impatto e investimento. Si preserva così la competenza acquisita, no? Quindi si introduce una modalità standardizzata di sviluppo che ne garantisce a questo punto una massima flessibilità all'amministrazione, la possibilità di sviluppare parallelamente e indipendentemente, di effettuare realmente un riuso
ma sostanzialmente la possibilità di garantire la possibilità di fornire servizi ai cittadini, alle imprese e alle altre pubbliche amministrazioni in maniera molto più veloce ed efficiente. Infatti adesso parliamo di servizi, noi lo sappiamo, in Europa purtroppo l'Italia non spicca negli indici per percentuale di utilizzo da parte degli utenti, appunto dei cittadini, dei servizi digitali pubblici. Addirittura appunto il DESI ci vede terzultimi in Europa, no? Spesso alla base c'è una difficoltà che incontrano i cittadini nell'utilizzo di questi servizi. A tuo avviso una tecnologia di questo tipo può semplificare anche l'accesso da parte dei cittadini ai servizi digitali pubblici? Beh, indubbiamente oggi ci troviamo in una selva, no, di applicazioni, direi, in alcuni casi discutibili oppure risalenti alla preistoria informatica, e parliamo magari, ecco, degli anni 2000 o la decada immediatamente dopo, che sono in alcuni casi difficili e farraginosi da utilizzare. Questi elementi, insieme ad altri, come ad esempio il digital divide, concorrono magari al mancato utilizzo da parte dei cittadini dei servizi. No. Quello che noi vediamo, quello che percepiamo, perché tutti noi vorremmo poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione, così come facciamo per tanti altri servizi privati dal nostro smartphone, dal web, dai social. Le application composition platform sono in grado a questo punto di dare alla pubblica amministrazione quegli elementi per rendere questi servizi disponibili e fruibili ai cittadini in maniera più veloce, efficiente, agile e soprattutto rispondente non solo alle aspettative, ma alle norme in vigore in termini di usabilità, sicurezza. Quindi ciò che normalmente utilizziamo, il cittadino utilizza per i propri usi privati, possono essere a questo punto realizzati alla stessa maniera, ma anche direi a una velocità importante, dalle pubbliche amministrazioni. Grazie mille Roberto, ti ringrazio molto. E ricordo Roberto Serravental, Sales Director Government di Entando. Grazie a te, Eleonora.